che asciuglia. Uno sguardo qui, non lo so. Grazie. Un giorno molto importante perché è un ulteriore passo nell'attività più importante che noi crediamo debba essere all'interno di un'azienda come Enel, quella della sicurezza di chi ci lavora. Questo protocollo vede noi, Enel, vede INAIL e vede le organizzazioni sindacali con l'obiettivo di utilizzare tecnologia, formazione e cultura affinché ogni collega Enel possa fare il suo lavoro, possa contribuire al processo di elettrificazione di questo paese in maniera sicura, perché la sicurezza delle persone, sicurezza fisica, sicurezza psicologica, è il primo obiettivo che Enel ha. Oggi firmiamo un protocollo importante con Enel. Proseguiamo nella strada degli accordi con i grandi gruppi industriali che INAIL ha intrapreso ad inizio del 2022. Qual è la logica di questi protocolli? È di utilizzare i cantieri, i luoghi del lavoro delle grandi imprese italiane che stanno investendo perché lavorano con le risorse del PNRR o sulle frontiere dell'innovazione come per un big dell'energia come Enel, e dentro quei luoghi del lavoro portiamo l'innovazione tecnologica per la sicurezza di INAIL, sensoristica, robotica, abbigliamento intelligente che misura valori biometrici di lavoratori che possono dare indicazioni di rischio. Lo facciamo con le grandi aziende perché sappiamo che aziende come Enel ritengono che la sicurezza nel lavoro è un indicatore della propria capacità di essere sulla linea più avanzata della qualità e del posizionamento industriale. E costruendo con loro queste soluzioni, portandole fuori dai nostri laboratori in questi importantissimi luoghi del lavoro, le consolidiamo per portarle con altri strumenti di INAIL nell'arcipelago del lavoro fatto anche di imprese piccole, medie o piccolissime. Questo è il mestiere che dal 2022 ha intrapreso INAIL, e ringraziamo le grandi imprese italiane, oggi naturalmente Enel, perché ci stanno accompagnando in questo tragitto importantissimo. Il protocollo che sottoscriviamo oggi è importante non solo per l'Enel ma anche per l'Italia, perché è la manifestazione della volontà di legare indissolubilmente il tema della sicurezza al tema della transizione energetica e transizione ecologica. E non a caso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali è previsto proprio da una legge recente che è legata all'iniziativa del PNRR. PNRR noi lo leghiamo agli investimenti, alla crescita, ma questo vuol dire anche persone, quindi sicurezza. Perché è importante il protocollo? È importante perché consente uno scambio di informazioni, di esperienze, che consente anche di avviare una collaborazione stabile e permanente con l'INAIL, in modo tale che noi possiamo scambiarci tutte le migliori pratiche per arrivare anche alle migliori soluzioni, anche quelle più innovative dal punto di vista anche tecnologico e gestionale, per minimizzare i rischi del lavoro e prevenire gli infortuni e le malattie professionali.